Tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi puntata veramente interessantissima perché l'avete già sicuramente letto nel titolo, ragazzi. Supercell qualche ora fa ha rilasciato le 4 nuove carte che faranno parte della nostra collezione in Clash Royale. Ragazzi, si preannunciano 4 carte veramente molto interessanti. E perché dico così? Sham! Lo possiamo vedere qua, ragazzi. Guardate, alle mie spalle sono le prime 4 in alto. Sembrano un pochettino delle macchine, diciamo qualcosa di simile alla scintilla. C'è una mongolfiera con sopra un teschio, ma adesso è un cavaliere che assomiglia al cavaliere nero, ragazzi. Abbiamo una carta comune, una carta epica, una carta rara e una carta leggendaria. Incredibile, ragazzi, non è ancora finito l'aggiornamento di marzo che Supercell già ci regala questa novità. Andiamo a vedere quindi, scusate, assieme queste 4 nuove carte, partendo appunto dalla prima, che si chiama, se non ricordo male, il cannone con le ruote. Ragazzi, come potete vedere, fra poco verrà aperta la scheda tecnica di questa carta. Non è nient'altro che un cannone tipo scintilla. Cioè, che cosa succede? Lui va, voi lo mettete dove volete, ovviamente nella vostra parte di gioco. Lui va e, come vedete, leggiamo assieme la descrizione: un cannone con le ruote. Chi se lo aspettava? Una volta distrutto il suo scudo, si trasforma inaspettatamente in un cannone senza ruote. Questo vuol dire che, appunto, come ci ha spiegato poco fa la descrizione, una volta che noi distruggiamo la prima parte di salute di questa truppa, lui probabilmente, noi ancora il gameplay non lo sappiamo, si pianta giù per terra e diventa un cannone a tutti gli effetti. Hanno deciso di renderla epica come carta e soprattutto le sue caratteristiche sono già un danno veramente abbastanza sostanzioso, consistente a livello 1. Ovviamente la stiamo vedendo a questo livello, vediamo se la vedo un pochettino meglio inclinandolo. Ah, adesso è tutto molto meglio. 153 il danno, 127 il DPS e 1,2, ragazzi, la velocità dell'attacco, uguale, identica, come state vedendo, a quella degli arcieri. Quindi una cosa abbastanza interessante, soprattutto per chi non vuole giocare ad esempio una scintilla, che è un po' più pesante da giocare e ha ovviamente effetti diversi. Possiamo vedere anche, ragazzi, che l'idea di giocare un cannone con le ruote potrebbe essere interessante abbinata ad esempio a un'orda, potrebbe essere una gang di goblin. Qui da magari qui il motivo per cui hanno tolto uno dei goblin lancieri, probabilmente perché hanno voluto mettere dentro questa truppa che effettivamente farebbe un sacco male. Quindi magari giocata in mezzo ad un'orda o addirittura dietro a un tank potrebbe rivelarsi una mossa efficace per eliminare le truppe nemiche che ci vogliono mandare contro. Seconda carta, ragazzi, il barile d'ossa, e qua è veramente una super figata. Non è nient'altro che una festa di scheletri in aria fino a che i palloncini non esplodano, poi diventa una festa di scheletri per terra. Ragazzi, lo intuite di già nella descrizione, non è nient'altro che una mongolfiera, diciamo così, un gruppo di palloncini che trasporta un barile contenente degli scheletri. Quindi, ragazzi, l'obiettivo ovviamente non è far arrivare il barile alla torre avversaria, ma è riuscire a giocarlo insieme ad altre truppe in modo che il nemico faccia esplodere i palloncini. Sto guardando la salute, 300 punti salute, comunque neanche esagerati. Verranno rilasciati gli scheletri che proteggeranno appunto la vostra truppa. Sono 8, ragazzi, gli scheletri, quindi non sono pochi. Ovviamente saliranno di livello in base al livello della vostra carta, già lo sapete. Vediamo qualche altra caratteristica: velocità media, tempo di schieramento un secondo. Mi viene in mente ad esempio di poterla giocare dietro e poi scannare, o prima e poi dietro uno grider, oppure addirittura fare una combo mongolfiera barile d'ossa. Cioè, ci sono anche qui nuove modalità di gioco che verranno
aperte con queste carte. Andiamo a vedere la terza. Questa è una carta comune, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvelo. Andiamo comunque a vedere la terza carta, quella un pochettino più particolare, macchina volante. Una carta rara che dice: il capomastro ha inviato il suo primo marchingegno nell'arena. La macchina volante è rapida ed elegante, ma fragile. Questo ci fa già capire che, come possiamo vedere, i punti salute della truppa non sono altissimi. Ovviamente parliamo sempre di livello 1, 290, e anche il danno sembrerebbe non essere così accattivante visto in questo momento, 81 solamente. Abbiamo la velocità di colpi veramente molto rapida di un secondo, anche la velocità di movimento segue quello detto poco fa, la portata addirittura 6. Non sappiamo bene in realtà come funzionerà questo marchingegno, e tra l'altro nella descrizione potrebbe essere nascosto un easter egg che ci dice il suo primo marchingegno, quindi potrebbero essercene altri, ragazzi. Bisogna vedere anche questa carta come poterla abbinare al nostro deck. Voi lo sapete che quando inseriscono le carte poi stravolgono tutto il gioco. Passiamo all'ultima, ragazzi, la leggendaria, il Gran Cavaliere, costo 7 di mana e c'ha una figata: atterra con la forza di 100 baffi e salta da un nemico all'altro infliggendo devastanti danni ad area. Fatevi da parte, villani. Questa truppa, ragazzi, veramente incredibile, ha la possibilità, come vedete, di saltare, perché infatti leggiamo portata del salto 4-5, e di colpire ad area come il principe nero che già conosciamo. Punti ferita, ragazzi, a livello 1 stiamo parlando 3300, e non è che sono bruscolini: 480 il DPS, 240 il danno ad aria. Una nuova leggendaria che dopo la strega nera sembra già prospettarsi veramente veramente molto forte. Beh, ragazzi, questo è stato un piccolo video riassuntivo dell'aggiornamento, di una parte del nuovo aggiornamento di giugno che Supercell ci rilascerà. Il primo video lo potete vedere scorrendo appunto negli altri miei video, ma di certo, ragazzi, stanno, il team di Clash Royale ci sta regalando da mesi a questa parte una qualità di gioco altissima e noi non possiamo che esserne felici. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di fare un salto sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete altri miei video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!